Buongiorno e benvenuti alla quinta puntata di RAN TV, la televisione che corre con voi. È una trasmissione televisiva fatta da podisti per i podisti. Una trasmissione che vedrà numerose manifestazioni con filmati e eventi. E l'evento principale di questa puntata è la presentazione di Michela, che sarà la conduttrice, co-conduttrice delle prossime manifestazioni e delle prossime puntate di RAN TV. Buongiorno a tutti. E adesso per iniziare lanciamo il primo servizio, l'ottavo trail di San Martino sui Colli Euganei. A Carbonara di Rovolon si è corso l'ottavo trail di San Martino con una presenza graditissima per tutti i podisti che sono intervenuti, ossia in gara anche Gelindo Bordin, indimenticato oro di maratona a Seul nel 1988. Poco più di 200 i partecipanti alla gara organizzata dall'Atletico Bastia in collaborazione con la Proloco. La vittoria in campo maschile è andata a Abdullah Bamussa e in campo femminile a Silvia Serafini, entrambi tesserati per l'Atletica Brugnera, società friulana. Il forte marocchino si è presentato al via in una delle sue poche apparizioni in manifestazioni del genere, essendo un atleta che fa parte della top list della FIDAL, mentre per la Serafini una conferma ulteriore. Infatti, dall'atleta ha da tempo preso la strada della corsa in montagna, ma ancor più delle Sky Race, ottenendo ottimi risultati in campo internazionale. Il vincitore maschile ha dato sostanza tecnica alla gara con un tempo molto interessante, stabilendo la seconda miglior prestazione di sempre a Carbonara. Ha duellato a lungo con lo specialista friulano Francescato e il vicentino Franco, stancandoli lungo le salite rese dure dal fango al Monte Madonna e al Monte Grande. Ai piedi del podio si sono classificati l'etiope Melese Bekele e Stefano Masetto. Tra le donne, detto della vittoria della Serafini, seconda Anna Zilio, molto distante le altre atlete. L'ordine d'arrivo dell'ottava edizione del Trail di San Martino vede al primo posto Abdullah Bamussa, secondo Nicolò Francescato, terzo Michele Franco, quarto Agnetù Melese Bekele, quinto Stefano Masetto. Tra le donne, prima Silvia Serafini, seconda Anna Zilio, terza Michela Dalla Muta, quarta Livia Trevisoi e quinta Angela Tognazzo. Bene, dopo aver visto il servizio sul trail di San Martino, guardiamo ora il servizio sulla Maratonina di San Martino a Paese di Treviso. Siamo oggi a Paese, in una classica giornata autunnale dove la pioggia sta facendo da padrona, per la settima edizione della Maratonina di San Martino, tradizionale appuntamento novembrino, che quest'anno vede via più di 600 atleti, in questa mezza maratona perfettamente organizzata dall'Atletica Quinto di Treviso, di cui sentiamo l'intervista al presidente. Beh, di oggi ci aspettiamo come sempre una bellissima coreografia, anche perché il Biancaere Hotel è una partenza meravigliosa, come è meraviglioso l'arrivo dove usufruiamo della logistica del rugby paese, e quindi per il pasta party è una cosa veramente meravigliosa. Veniamo ora alla corsa, dove sin dall'inizio Said Boudalia, Simone Gobbo e Ahmed Nassef hanno preso la testa della corsa in campo maschile, dove alla fine però prevarrà Said Boudalia col crono di 1:07:37. In campo femminile padrona assoluta è stata la solita Giovanna Pizzato, che ha prevalso sul duo delle atlete dell'Atletica Riviera del Brenta, Giovanna Ricotta e Alessia De Agnelli. Giovanna Pizzato vince in 1:17:11. Girami. Vai Said, siamo 1:07:33, il buon Said. Said Boudalia si porta a casa la maratona di San Martino. Un applauso ragazzi. Intanto al comando della gara femminile, Giovanna Pizzato e Giovanna Ricotta.
Sembra portarsi, si è portata al comando addirittura Giovanna Ricotta su Giovanna Pizzato. Eccolo, Simone Gobbo. Accogliamolo con un applauso, signori. Facciamo uno sforzo. L'ombrello incastrato nella testa è un applauso. Simone Gobbo sul traguardo della maratona di San Martino. Grande Simone. Bravo, via te Camarcon. Giunge. Bravissimo sul traguardo e adesso attendiamo l'arrivo della quarta posizione a Medina. Buon grado della gara, sente Maria Dugalia, inossidabile, senti che c'è anche le telecamere di Rai TV, eccole qua, inossidabile, grande gara. Diciamo che grazie a Simone che ha provato a spingerci la gara, siamo andati insieme, dopo ha stabilito un bel ritmo, alla fine sono riuscito ad andare via, però è stato bravo lui anche a mantenere primo e secondo posto della vita e da Marcone nella sua situazione. Oh, bravissima, bravissima, vince Giovanna Pizzato, vince questa settima edizione della maratonina di San Martino, bravissima con Giovanna con la divisa dell'S3 Running Team, bravissima Giovanna, Giovanna Pizzato. Siamo in attesa anche dell'altra Giovanna, Giovanna Ricotta, che era data anch'essa al 20° chilometro, quindi... Bene, e ora dopo tante corse, un momento tranquillo con un'intervista a Paloma Morano Salado, settima classificata alla 29esima edizione della Venice Marathon. E da S3 chi abbiamo incontrato? Abbiamo incontrato una tra le più forti fondiste regionali ma anche italiane. Attualmente è arrivata settima alla Maratona di Venezia, Paloma Morano Salado, che è arrivata dalla Spagna e ormai sono 15 anni che è trapiantata qua e possiamo dirla come veneziana. Quali sono i tuoi obiettivi? Buono, ho appena finito la maratona di Venezia, adesso mi prendo un respiro, però vorrei cominciare a fare una maratona se possibile in primavera o alla fine dell'inverno. Non so perché devo ancora digerire il risultato della maratona di Venezia, vediamo come che va. Attualmente ti alleni quanti giorni alla settimana e dove e chi è il tuo allenatore? E adesso mi alleno da sola e mi alleno di solito su strada 6 giorni su 7 o dipende anche l'obiettivo che ho da fare. Quando devo prepararmi per una maratona di solito mi preparo di più. Sempre a Paloma chiediamo se per caso ha dei riti scaramantici prima di una manifestazione, qual è l'alimentazione che cura e quanto adesso dedicherà all'allenamento prima di prepararsi per una nuova stagione e se affronterà i cross. Non ho nessuna dieta in particolare, tratto di mangiare sano, mangiare regolarmente e niente di che. Dopo sto anno, inverno, di solito i cross non li faccio normalmente, preferisco andare sempre su strada, mi piace di più e me lo godo di più. Allora, sappiamo che tu ti alleni al Lido e quindi una situazione abbastanza difficile per allenarsi. Sì. Che consigli puoi dare ad una donna che vuol correre e specialmente cosa si può fare per correre quando si corre in una zona come il Lido o altre parti dove non si hanno molti amici o molti podisti per correre insieme? Beh, le difficoltà ci sono e sono anche tante perché correre sempre sulla isola e dopo per raggiungere la terraferma e andare a arrivare per la gara, sempre alzarsi presto, sempre contare con l'aiuto di qualcuno che per fortuna ci sono. E va bene, se uno ha una passione come questa, le difficoltà sono un po' più digeribili, per dire. E animo a tutti, in generale, alle donne e agli uomini, perché cominciano a muoversi, si mettono un paio di scarpe e cominciano a correre, perché è veramente una cosa molto bella. E se cominciano a fare la maratona come la maratona di Venezia, vedrà che non se ne pentiranno, perché è veramente una cosa bellissima. E ora Rai TV ha il piacere di presentarvi un'altra interessante intervista. Siamo con Lisa Borzani, medaglia d'argento ai mondiali nell'ultra trail nel 2013, ottava ai mondiali come posizione singola e maglia azzurra. Quest'anno è arrivata seconda al trail del Monte Bianco? Alla TDS, sì. TDS. Che è una delle gare del Monte Bianco.
Quindi i tuoi obiettivi per la prossima stagione, Elisa, quali sono? Allora, l'anno prossimo, appunto, sempre rimanendo in tema di Monte Bianco, farò la gara principe, quindi tutto il giro di Monte Bianco, che è l'UTMB, l'Ultra Trail di Monte Bianco. E poi con il team Vibram, che è lo sponsor commerciale, l'idea sarebbe quella di partecipare alle gare dell'Ultra Trail World Tour. Quindi sono 5-6 gare dislocate in tutto il mondo, che hanno una distanza superiore ai 100 km, sempre con un tot di dislivello che varia dai 6.000 ai 10.000, e l'idea sarebbe quella, appunto, di partecipare a queste gare e fare tutto il circuito. Tu adesso abiti a Teolo e ti alleni in queste zone, ti alleni da altre parti, com'è la tua giornata? E io mi alleno qui sui sentieri del Monte Grande, del Monte della Madonna, almeno 2 volte a settimana. Negli altri giorni, quando faccio lavori di qualità, vado al campo di Volta Barozzo a Padova, mi alleno lì. Quindi il prossimo anno ti vedremo in maglia azzurra ai mondiali di Annecy o no? Chissà, speriamo di poter partecipare alla gara di fine maggio ad Annecy, e speriamo di vestire la maglia azzurra. Insomma. Ed anche oggi siamo con Renato Costantini, contitolare di S3 Sport in via Carossa. Come al solito presentiamo degli articoli tecnici e oggi Renato ci presenterà qualcosa di particolare, giusto Renato? Sì, ciao a tutti, grande novità direttamente dall'ultima maratona di Venezia, sponsor tecnico per il cronometraggio della maratona. L'assunto ha fatto uscire 2 prodotti nuovissimi, l'Ambit Peak 3 e i 3 sport, multisport, uno per le gare di trail running e uno direttamente pensato per il multisport, quindi triathlon o chi ha bisogno di 3 possibilità di sport, cioè nuoto, corsa e running. Ed ora notizie, curiosità e appuntamenti. Le gare che questa settimana andranno a essere per tutti voi sono sabato 15 a Posa Puner, la Posa Puner Vertical Run. Passiamo a domenica con a Teolo Passo delle Fiorine un mini trail, un'iniziativa rivolta ai più giovani. Sempre domenica a Mosnigo Corsa dello Sport. A Badia Polesine la camminata tra i dintorni. A Reschigliano la 10.000 di San Daniele. Ad Anguillara Veneta la marcia di Sant'Andrea. A Villaverla di Malo la maratonina dei 6 comuni. A Poianella di Bressanguido la marcia per le praterie e a Vittorio Veneto la panoramica della salute. Passiamo invece a domenica 23. Si corre a Scorzè, località Rio San Martino, il primo cross Fidal. A Cimetta di Codogné la corsa podistica di Campo Cervaro. A San Bendemiano la corsa in rosa, una corsa solo al femminile. Ad Albina di Gaiarine la marcia della salute. A Quinto Vicentino la marcia del Palladio, a San Pietro Viminario la marcia del Vimini e delle vecchie fattorie, a Somma Campagna la marcia della Polisportiva. Ed anche oggi siamo arrivati al termine della nostra puntata. Vi ricordiamo di inviare i vostri filmati, curiosità e notizie all'indirizzo che scorre in sovraimpressione. Quindi nel salutarvi Giovanni e Michele vi salutano e un ciao alla prossima puntata. Ciao.